Ecco la passeggiata di Nervi. Allora, la passeggiata Anita Garibaldi, nota soprattutto con il nome di Passeggiata di Nervi, è un importante luogo turistico di Genova nel quartiere di Nervi. Essa parte dal porticciolo di Nervi, dalla foce dell'omonimo torrente, fino poi a raggiungere l'antico scalo di capoluogo con una lunghezza totale di 2 km. Quindi adesso io sono stato molto dettagliato nel fare questo video e anche se non ho preferito non camminare, ma si vede pezzo dopo pezzo com'è tutta questa passeggiata da 2 km. Vediamo un po' di storia. Questa passeggiata nasce da un antico sentiero, a partire dal 1823, che serviva ai pescatori e anche ai contadini della zona per raggiungere i luoghi di pesca o i terreni agricoli che allora erano confinanti anche con il mare. Poi, dato il suggestivo passaggio, fornito soprattutto dalla rocciosa e frastagliata costa di Nervi e dal panorama sul promontorio di Portofino, hanno deciso nel 1862, ma non ha deciso una persona sola, cioè ha deciso il marchese Gaetano Groppallo e fece avviare i lavori per la costruzione di una vera e propria passeggiata a mare dopo un lungo progetto, ma molto lungo, che inizialmente divideva la passeggiata in due tronconi, visto che al centro il terreno di parte della attuale passeggiata era ancora annesso alla Villa Grimaldi di Fassio, oggi facente parte dei parchi di Nervi. Poi il primo tratto collegava il porticciolo di Nervi con l'antica torre Groppallo, mentre il secondo tratto invece, che è stato costruito circa 10 anni dopo, nel 1872, collegava la Serra di Groppallo con Capolungo. Poi arriviamo al tempo di guerra, quindi fino all'aprile del 1944 la passeggiata era intitolata alla principessa di Piemonte, ma poi durante la Repubblica Sociale Italiana il commissario prefettizio Antonio Canevaro deliberò il cambio del nome in passeggiata X e niente, attualmente viene comunque nominata passeggiata Anita Garibaldi. Poi questa passeggiata ovviamente è di proprietà del Comune di Genova ed è stata intitolata nel giugno del 1945 Anita Garibaldi, moglie di Giuseppe Garibaldi. E oggi meta scelta dai cittadini genovesi e attrazioni per tutti i turisti. Infatti, questo è un posto che tutti i giorni troverete persone che ci passeggiano, turisti e persone che ci abitano a spasso col cagnolino, eccetera, eccetera. È impossibile non trovare nessuno su questa bellissima passeggiata. E dicevamo che a partire invece dall'estate del 1959 poi è stato vietato il transito ai veicoli, rendendola solo quindi pedonale e basta. E poi nel periodo estivo è stata anche meta di bagnanti e pescatori che possono comunque accedere al mare tramite le varie scalette di accesso e molte però sono state chiuse per motivi di sicurezza perché si rischia di cadere, di farsi male, la costa è molto rocciosa, eccetera, eccetera. E poi, vabbè, ci sono anche delle piccole piscine naturali, scendendo giù da queste scalinate. Lungo invece la passeggiata sono anche presenti diversi locali, bar, ristoranti e anche degli stabilimenti balneari. Adesso, tra poco, arriviamo a vedere la Torre Groppallo. E intanto ci tenevo anche a spiegare una cosa, che ci sono diversi punti per arrivare qua. Ecco, quello che vedete davanti è un bar.
Ed è anche un buon punto per fermarsi, per stare lì un po' sulle panchine o usufruire del bar. Allora, stavo dicendo che per arrivare qui alla passeggiata si può arrivare o dalla strada principale o dalla strada dietro dei parchi o dalla stazione. Ecco la Torre Gruppallo, che anticamente era nota anche con il nome di Torre del Fieno per via del fieno bagnato che veniva bruciato dalla parte superiore della torre per produrre il fumo e segnalare dei pericoli. Prende il nome del marchese Gaetano Gruppallo, che è stato l'ideatore della passeggiata che acquistò a metà del XIX secolo. La costruzione della torre è risalente a metà del Cinquecento ed era parte del sistema difensivo, comprendente anche il castello che nella parte ponente della passeggiata sovrasta l'area del porticciolo. E per finire è stato costruito per via dell'intensificarsi degli attacchi da parte dei corsari, ma anche nei secoli è stata modificata e restaurata più volte. Per finire il discorso, nel 1936 la torre è stata acquistata dal comune di Genova e successivamente ospitò la sede della Lega Navale Italiana, la sezione di Nervi, Associazione Nazionale dei Alpini. Finisco il discorso dicendo che un punto, diciamo, comodo per arrivare a fare questa passeggiata potrebbe essere la stazione dei treni. E si può parcheggiare lì e in circa meno di un minuto di orologio si è già nella passeggiata. Comodo, comodo, senza fare fatica. Ovviamente, questo comporta dover pagare un costo molto elevato del parcheggio. E quindi, per non dover pagare questo parcheggio, si può lasciare lungo la strada. Bene, adesso metto un po' di musica.